seguo il mio dito. Buonasera, prego, si accomodi. Allora, la ringrazio perché intanto è perfettamente l'orario, non è scontato. Mi dica tutto. Ok, allora mi ricordo bene al telefono, comunque mi ripeto un po' tutti i sintomi. Lei soffre di allergia. Quindi... Ok, lei già ha capito con meno frequenza. Prende dei farmaci o ha, in generale, o ha già preso anche dei farmaci per questo problema specifico? In particolare. Ok. Fastidi correlati. Male al collo. Dito, come va? Problemi, bruciore alla gola. Ok. Non ha preso nient'altro, non ha preso antibiotici di tua spontanea volontà. Ok, perfetto, non lo devo chiedere perché non è una cosa che purtroppo capita spesso. Subito alla visita. Vado a mettermi i guanti, ovviamente. Perfetto, l'esame che andrò a fare oggi si chiama ENT, che in inglese vuol dire Ears, Nose and Throat, quindi andremo a guardare orecchie, naso e gola, perché il mio sospetto è che ci sia una sinusite che può coinvolgere anche appunto orecchie e gola, ma soprattutto naso, come ci siamo già accorti, esatto, quindi... Andrò a concentrarmi su di questi, ma non solo. Prima di tutto controllo la temperatura perché magari le è salito un po' di febbre, non lo so, è sempre bene controllarla. Allora, glielo appoggio qui. Nella norma, me lo conferma. Okay. Le chiedo conferma perché capita che a volte le persone abbiano una temperatura basale un po' più alta, un po' più bassa della media, quindi magari per lei può essere particolarmente basso, magari un po' alta.
conferma che è normale. Adesso io comincerei intanto a tastarle tutta questa zona, quindi a cercare dei linfonodi qui dietro la nuca, e anche andrò a tastare tutta questa zona, ok? In cerca di segni anche un pochino di infezione in corso, perché appunto i linfonodi vanno ad ingrassarsi. Quindi adesso vado ad avvicinarmi e dopo andrò anche dietro di lei, ok? Quindi comincio, sì, delicatamente. Le fa male se le sposto il collo un attimo così? No? Un attimo dall'altra parte? No? Ok, non più del normale, d'accordo. Continuo. Adesso mi alzo un attimo e andrò anche appunto sempre negli stessi punti, ma da un'altra, diciamo, da un'altra prospettiva, e anche dietro al collo. Vado quindi sempre qui. Perfetto. E adesso le sposto un attimo i capelli, perché vado a sentire qui dietro. Ok, tenga ferma la testa. Adesso vado anche a sentire questa zona, ok? Quindi intorno al naso vedo che è un po' arrossato. Qua dà un po' fastidio. Ok. Chiudo gli occhi un attimo. Anche sopra male. Ok, capisco. Sì, corrisponde tutto, devo solo capire un attimo il livello.
mi anche dopo, quindi lo metterò via in un secondo momento. Lei fa mai dei lavaggi nasali? No, ok. Ogni tanto, ok? Quindi guardi leggermente in su. Io andrò appunto semplicemente a spruzzare, ok? Quindi premere una narice e metto il cotone sotto in modo da non com'è? È un po' piacevole, lo è, sì. E adesso vado a guardare dentro per vedere se c'è qualche vaso sanguinante, c'è qualche capillare rotto, o semplicemente quanto è arrossato e quanto anche dopo il lavaggio è ostruito. Quindi le alzo un pochino, ok? Andrò con una luce e con questa. Si può rimettere in posizione dritta, la narice sinistra è leggermente occlusa, un pochino infiammata, la destra va un po' meglio. Le chiedo di fare dei respiri, io chiuderò un attimo gli occhi in modo da concentrarmi sul mio dito, quindi faccio dei respiri. Avevo sentito. E perfetto, comunque nulla di grave. Adesso andiamo un secondo anche a controllare giusto gli occhi, come mi seguono, seguono il mio dito. Quindi seguo un attimo il mio dito. Seguo ancora. Le fanno male gli occhi quando fa questo movimento? Un pochino, ok. Li seguo anche in diagonale. Peggio destra-sinistra o su e giù? Destra-sinistra. Ha un occhio in particolare che le fa più male. Proviamo un attimo a chiudere un occhio e seguo il mio dito, l'altro occhio e seguo il mio dito. Ok, benissimo. Comincio a segnarmi un attimo.
le chiedo di fare ok, bene, 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 bene. L'aiuto con questo bastoncino di legno. Ok. Adesso vado con la luce, se ne dà fastidio può chiudere gli occhi. Mi è arrossato, ma mi sembra meno del naso. Ancora più aperto, perfetto, grazie. So che è un po' fastidioso. Che facciamo un attimo una pausa, deglutisco. Ci siamo? Ok. Magari dovrebbe controllarsi anche questo comunque. Farsela trattare. Non è di mia competenza in questo caso. È sufficiente andare in farmacia. Perfetto. Neanche tanto arrossata, in realtà peggio il naso. Ok, adesso passiamo un attimo alle orecchie. Io mi aspetto che questo orecchio sia un pochino infiammato, in realtà che abbia anche l'udito un pochino più avvattato. Finisco un attimo di pulire l'orecchio, ma questo orecchio non mi sembra particolarmente infiammato. Mi sbaglio? Mi sbaglio nel senso, sente particolare dolore qui. Ok. E se erai a fine giornata? Le parole, scusi. Allora. Adesso
vado sempre con lo stesso attrezzino. Mi sbaglio, sento un pochino più avvattato leggermente. Ok, proviamo a sentire intanto. Benissimo, e vado adesso a guardarci bene dentro. Rispetto all'altro orecchio, questo è un po' infiammato. Visto anche un capillarino all'interno, un po' così. Ok, nulla di grave, ovviamente, però sicuramente c'è un po' di infiammazione. Ultima cosa che vado a fare prima di prescriverle qualcosa che l'aiuti, vado a testarle un attimino i riflessi, quindi
Di spray che vadano a disinfiammare e a sciogliere un pochino. Magari prenderemo anche qualche pastiglietta che aiuta a sciogliere un po' il catarro che si è accumulato qui. Però non è necessario un antibiotico, anche perché con un antibiotico andrebbe dato andrebbero dei fermenti, insomma, non sto a farle fare un ciclo di antibiotico completo. Poi, se con tutto quello che le darò non passa, diamoci 5, cioè 5-6 giorni dovrebbero essere sufficienti. Se non passa, se peggiora, allora ritorni qui. Ok? Adesso le vado a scrivere la prescrizione. Nel caso si senta un po' di dolore, un po' di infiammazione appunto attorno al naso, perché sciogliendosi il catarro dovrebbe un attimino anche colare un po' dal naso. Sì, una semplice crema lenitiva. Adesso li potrà andare a ritirare dopo dalla mia segretaria, ok? Sì, li stampo direttamente da lei. Allora, così magari le sa dire anche in che farmacia più probabile che trovi le cose, ok? Lei sa veramente tutto, è incredibile. Benissimo, le faccio provare un attimo la crema lenitiva. Dove l'ho messa? Aspetti un attimo. Prendo un po'. Se vuole, questo si può applicare anche un po' sulle labbra. Intorno, insomma, si infiamma anche un po' quella zona, magari per un po' di secchezza. Benissimo. Allora, io le auguro di riprendersi presto, altrimenti prenderemo un altro appuntamento, ma non si preoccupi, dovrebbe assolutamente passarlo, però posso capire il disagio, ha fatto benissimo a venire qui. D'accordo. Arrivederci. Buona serata.